Un calcio alla radio con Umberto Chiariello è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo, la mozzarella come una volta. Bentrovati radioascoltatori, sempre qui su Radio Napoli Centrale per il nostro appuntamento fisso dalle 13 alle 15 con un calcio alla radio, sempre dal lunedì al venerdì e anche il sabato dalle 12 alle 14 con Umberto Chiariello. Un saluto da Silvia De Martino, da Valeria Cardillo in regia e da tutta la redazione di Radio Napoli Centrale. Domani il Napoli partirà per il ritiro di Castel di Sangro, dove si tratterrà fino al 12 agosto. Per gli uomini di Rudy Garcia ben 4 amichevoli, quindi 4 test prima dell'inizio della prossima stagione, che sarà per il Napoli il 19 agosto alle 18:30 contro il Frosinone. Avremo modo nel corso di questa puntata di approfondire ancora quello che sarà il prossimo ritiro del Napoli, quindi le prossime settimane in cui il Napoli potrà allenarsi, incontrare i tifosi e prepararsi alla prossima stagione. Vi ricordo sempre che per interagire con noi il numero su WhatsApp è 081 19 51 38 36, dove potete inviare anche brevi note vocali in modo tale che possiamo sentirle durante la trasmissione. Se preferite invece commentare e interagire tramite le nostre dirette, potete farlo tranquillamente e velocemente su Facebook, Twitter, YouTube e Twitch. Quindi andiamo in diretta su tutti questi canali social, sempre con il nome di Radio Napoli Centrale. Prima di iniziare vi ricordo che potete ascoltarci sul nostro sito www.radionapolicentrale.it e sintonizzandovi sulla nostra frequenza DAB, quindi se avete un ricevitore a casa o in macchina potete ascoltarci da tutta la Campania. Soprattutto vi ricordo di scaricare la nostra app Radio Napoli Centrale e di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdere nessun aggiornamento e nessuna trasmissione che va in onda, sempre qui su Radio Napoli Centrale. Prima di iniziare la nostra puntata, come sempre, io do il buongiorno al nostro Umberto Chiariello. Buongiorno, ciao, buongiorno. Umberto, buongiorno. Oggi hai fatto captatio benevolentiae, stai cercando di catturare l'attenzione dei nostri spettatori tifosi, ti sei messa in azzurro, eccola là. Chi è? Luca? Grazie Luca, Luca Corcione, che bella maglia azzurra, è vero, non l'ho fatto di proposito, però è vero, sono perfettamente, anche intonata con ruscia, i colori della nostra diretta. La ruscia, perché tu ormai sei ruscia, basta. Sì. Ma che roscia, no. Lunga vita a chi? Boh, non ho capito. Vabbè, hanno cominciato subito. Sono partiti Francesco, Massimo. Subito sono sì, il buongiorno dai nostri ascoltatori. Va bene. E allora vogliamo partire anche noi subito, velocissimi. Oggi abbiamo un sacco di temi. Un sacco. Eh sì. E allora partiamo subito con l'editoradio di Umberto Chiariello. L'editoradio è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana. www.sartoriaitalianaeshop.com. Ami, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. L'editoradio di Umberto Chiariello. Oggi abbiamo da affrontare un bel po' di temi che riguardano la politica calcistica, che riguardano il Napoli. Ora alcuni di voi mi chiedono: ma sempre con questa politica calcistica, ma parliamo di calcio? E no, signori miei, la politica calcistica è il calcio, perché è quello che decide che cosa deve essere il calcio e come bisogna fare calcio. Prima notizia: la Lega non ha trovato rispondenza nelle offerte ricevute dai broadcasters, dalle emittenti Sky, Mediaset, DAZN,
per il triennio successivo dei diritti televisivi. L'anno prossimo è già segnato, è l'ultimo anno del triennio precedente. Quindi quest'anno che parte non ha problemi. E quindi siamo allo stallo più totale. Non hanno neanche voluto dire cifre, ma Maurizio Pistocchi ha spoilerato che sembra ci sia un'unica offerta di DAZN di 750 milioni a patto che si escluda completamente anche dagli highlights Sky. E che Mediaset non ha offerto moltissimo la partita in chiaro, che fa da un po' da paciere. E DAZN è indebitata in tutta Europa e non offre garanzie tecniche, come ben sappiamo. Stallo completo. Nel frattempo la Lega Calcio annuncia due cose. Uno lo annuncia la Lega Calcio, uno lo annuncia la FIGC. La federazione annuncia, come abbiamo già detto ieri, recuperazione di svizzeri e britannici, cioè tutte le nazioni della Gran Bretagna, quindi Scozia, Galles, Irlanda, eccetera, e Inghilterra ovviamente, equiparate ai comunitari. Norma doverosa, tardiva ma doverosa. Sblocca degli slot per gli ex comunitari. La situazione degli slot è complicatissima, non ve la vengo qui a spiegare. Diciamo che massimo tre, ma chi già ce li ha in squadra può averne uno libero a patto che abbia già un rilievo nazionale, e uno condizionato all'uscita di chi già c'ha. Uno che c'ha già 6-7 ex comunitari in squadra non è che li perde. E chi ha già degli inglesi in squadra sono già ex comunitari consolidati. Però se vuoi prendere degli ex comunitari, uno lo puoi prendere liberamente a patto che abbia queste caratteristiche, l'altro a patto che ne esca uno. Ora l'off to chic non è extracomunitario e quindi per il Milan si apre uno slot, come si apre per l'Udinese e come si potrebbe aprire per qualche altro caso. Per esempio la Lazio ora ha disco verde su Odoi, altro giocatore del Hudson Odoi del Chelsea, che è un altro pallino di Sarri. Il Napoli potrebbe andare su Max Killian senza occupare lo slot. E questo può essere interessante, ma lì è il prezzo. Questa è la prima cosa che abbiamo detto ieri. La seconda che diciamo oggi è che la Lega si è fatta il suo canale radio. Ha fatto un accordo con RDS per cui parte un canale radio con una programmazione ricca dalla mattina fino a mezzanotte, che non investe le radiocronache, ma una programmazione fatta di contenuti, con professionisti di ottima fama, la nostra amica Giulia Mizzoni, ma soprattutto, che dire, Piccinini e altri. Quando però si fanno canali istituzionali, la domanda che viene spontanea è: i giornalisti coinvolti in questi canali istituzionali saranno liberi di poter muovere critiche a destra e a manca, o dovranno essere giornalisti di regime? È lo stesso problema che ci poniamo per le radio ufficiali. E beh, abbiamo ben visto che a Napoli c'è stata una bella diatriba. Da ieri si sa che la radio ufficiale è cambiata, è un'altra, andatevela a cercare, non sono io a dirvelo, ma ormai è noto il segreto di Pulcinella. Mi divertirò a vedere giornalisti finora invisi al Napoli diventare giornalisti ufficiali che dovranno avere a che fare con Napoli. Come ci si comporterà? Il povero editore che caccia un sacco di soldi, perché caccia un sacco di soldi, come potrà ovviare a questi problemi di natura giornalistica? Perché quando si fanno o si accettano anche a pagamento di essere canali ufficiali, dopo c'è una
cattiva interpretazione di chi concede l'esclusiva di pensare che quella radio è il corifeo della società o della Lega, nel caso della Lega. Non dovrebbe essere così, ma diventa così e quindi diventa difficile da gestire, specie se c'hai qualche voce critica all'interno. I professionisti che entreranno nel canale della radio probabilmente saranno tutti, come già oggi si vede a Sky, come già oggi si vede nei vari salotti, orientati. Se io so che il mio editore ha come core business la maggior parte degli abbonamenti tifosi juventini, non c'è bisogno che mi dicano chiaramente non devi attaccare la Juventus. Se io vado a lavorare per una società il cui maggior azionista di fatto è la Juventus, in termini di abbonamenti io devo sapere che devo avere certi comportamenti. Quindi quando voi chiedete le voci libere, rendetevi conto che chiedete un po' l'araba fenice. Il giornalista non è libero perché è soggetto alle logiche commerciali, oggi molto più di ieri. Ieri c'erano i giornalisti di partito, c'erano i giornalisti che seguivano le linee editoriali, che erano linee politiche. Oggi sono le logiche commerciali quelle che comandano, l'ha detto chiaramente il direttore di Tutto Sport, l'ha detto chiaramente il direttore della Gazzetta dello Sport. E se le logiche commerciali vi portano a essere il giornale o la trasmissione o l'emittente che ha come bacino d'utenza quel tipo di squadre, è evidente che non posso esercitare il diritto di critica nella misura in cui mi piacerebbe farlo. Devo come minimo edulcorarlo. Ecco perché quando vi chiedete perché in quei salotti sono tutti appiattiti, perché sono chiamati e vengono pagati. E quando vengono pagati devono rispettare chi li paga. E per rispetto a chi li paga non possono rompere il giocattolo di chi li paga. Per cui se anche vogliono muovere delle critiche le devono come minimo edulcorare. Spesso vengono anche prese male e poi arrivano le telefonate. E poi arriva, ma a volte la telefonata non è caccia quello. Il presidente non è rimasto contento della trasmissione dell'altra sera. Non siamo contenti su come avete espresso la vostra critica sul rigore ricevuto. Potremmo rivedere la nostra politica di sponsorizzazione. Basta usare la parola magica, sponsor, e tutto viene normalizzato. Figuratevi un canale di Stato. Ecco perché non sono molto contento che nascano i canali di Stato. E neanche mi piacciono tanto queste corse a fare le radio ufficiali, perché poi diventano un boomerang per lo stesso editore, che deve stare sempre in tensione perché i suoi giornalisti possono metterlo in difficoltà, anche a volte inconsapevolmente. Questo discorso lo chiudo qui, perché nel frattempo cosa è successo? Che Lotito prima si è fatto il salva Lazio, poi si è fatto il salva Lotito. E ora da senatore imperversa fa e dice: hanno tolto il bonus cultura ai nostri ragazzi che si compravano i libri all'università con quei soldi o andavano a vedere uno spettacolo teatrale, cioè si incentivava un po' di cultura, perché quei soldi non c'erano, ma c'erano i soldi per salvare il calcio, perché lo titolo li ha fatti inserire. Ma la tempora currunt. Nel frattempo però l'informazione napoletana impazzisce, perché dall'Equipe esce fuori che poiché Mbappé ha detto no agli arabi, come era prevedibile, nonostante le cifre mostruose, ora gli arabi stanno pensando a Osimhen,
lo dice l'Equipe. Ai 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 ai. Andranno a offrire 200-300 milioni a Osimhen? Ah, e portano il 200 che vuole De Laurentiis in bocca a De Laurentiis? Osimhen rifiuta, ve lo dico io. Ma ve lo dico io non conto niente, non so niente. È solo la mia opinione. Osimhen ha 24 anni, non se ne va in Arabia. Sa che ha un futuro luminoso e che di soldi ne guadagnerà tanto. Osimhen resta qua. Poi va via, ce ne faremo una ragione. Basta che va via, però subito. Se deve andare via, deve andare via subito. Se no, deve rimanere e portare il Napoli ancora al titolo, perché il Napoli con lui rimane strafavorito. Senza di lui se la gioca uguale, se prende uno buono come ha sempre fatto, ma certo con lui è favorito. Però mentre l'Equipe lancia la bomba Osimhen per gli arabi, in Roma ci avvisa che la famosa casa di Ciro Ferrara, bellissima, Posillipo, con vista, eccetera, eccetera, che prima si è tenuto per 8 anni Koulibaly, poi l'ha passata a Kim, quindi porta pure bene questa casa. Ragazzi, Ciro ha vinto 2 scudetti in Coppa UEFA, Supercoppa, Coppa Italia, quindi ha vinto tutto. Koulibaly ci è andato vicino e Kim ha vinto. Questa casa se la sta prendendo Osimhen, che si rinnova il giorno dopo, trasloca. Ma se uno vuole andare via, pensa a cambiare casa e già parla col proprietario, cioè Ciro, per prendersi la casa lasciata da Kim? Fatevi 2 conti. Uno che vuol cambiare casa vuol dire che vuol rimanere. Poi arriva un'altra bomba però. Un'altra bomba che dice che il PSG si fionda su Osimhen. Bene. Nel frattempo, oggi però, il Corriere dello Sport rilancia, si è sbloccata la vicenda Osimhen. Osimhen resta a Napoli, a Cormo più vicino. Ora un povero tifoso, poverino, mi viene mal di testa, chi deve credere? Va dagli arabi, copia casa di Ciro Ferrara, va a Parigi, è andato a Parigi, è andato a fare la visita, non si è portato, il procuratore si è fatta una camminata a Parigi, come ve la fate voi, niente di grave. Ma Parigi, al Paris Saint Germain. Ma che l'accordo è fatto. Veramente ci sarebbe da fare come nel passaggio di Scilla e Carridi Omerico, quando tapparsi le orecchie era obbligatorio ed evitare il canto melodioso, ammaliante, ma anche letale delle sirene. D'altronde, se Ulisse non fosse stato il furbacchione che è stato, secondo la mitologia, come sarebbe nata Roma, visto che nasce dalla fuga di Enea? E come sarebbe nata Napoli, visto che una delle sirene, dalla disperazione, è andata a sbattere lo scoglio, viene Partenope, su uno scoglio da cui è nata Partenope, appunto Napoli? La mitologia è un po' come la superstizione. Nessuno ci crede, ma tutti ci stanno attenti. E allora, forse la notizia più interessante è quel Castrovilli che si avvicina a Napoli in uno scambio con Demme. Se fosse vero, l'accompagnerei a Demme a piedi mentre prendere Castrovilli col fiocchetto di corsa, perché è un talento. Se fosse vero che il Napoli ha bloccato Tete, il dribblomane brasiliano ucraino che a dicembre si libera, altra notizia interessante. Guardiamo con interesse a Raspadori alla destra, perché non è un cattivo esperimento con 35 milioni, 35 baiocconi che devono fruttare con un calciatore di talento. Insomma, abbiate fiducia. Tutte queste notizie, tutte queste cose che stanno accadendo intorno al calcio, dentro al calcio, non ci devono distogliere dal fatto che De Laurentiis ha la barra dritta di sta rinnovando a uno, sta per piazzare il colpo d'Anzò, speriamo, probabilmente, o al limite Max Kilian,
il Napoli resta decisamente in pole position. Abbiate fiducia, abbiate fiducia. Meditate, gente, diceva una bella pubblicità. L'editoradio è stato presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. Sul futuro, Ale, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Grazie mille Umberto per aver toccato temi molto importanti che andremo ovviamente ad approfondire nel corso di questa puntata con gli interventi dei nostri ospiti. Il primo, già con il primo ospite di questa giornata, quindi io vi aspetto qui su Radio Napoli Centrale dopo la pubblicità per il primo ospite di Un Calcio alla Radio con Umberto Chiariello. Un Calcio alla Radio con Umberto Chiariello. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. A Calvizzano c'è un posto fantastico. Il Tempio della Squadra Partenopea. È la villa comunale Cerullo dedicata alla storia del calcio Napoli. È un luogo incantato dove lo sport si unisce al bello. 12 panchine letterarie raffigurano gli uomini che hanno fatto la storia del club azzurro. C'è Vinicio, Giuliano, Jackson, Savoldi, Bruscolotti, Kroll, Careca, Hamsik, Cavani, Mertens e De Laurentiis. E ovviamente Maradona, a cui è stata dedicata anche una statua a grandezza naturale. C'è uno spazio riservato anche ai beniamini dei giorni nostri che stanno scrivendo pagine bellissime, con 7 murales dedicati a Spalletti, Kim, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Kvaratskhelia e Osimhen. Il sindaco Giacomo Pirozzi e l'amministrazione comunale di Calvizzano invitano tifosi, sportivi e appassionati a visitare la struttura incantata. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. E ben trovati qui su Radio Napoli Centrale, state ascoltando Un Calcio alla Radio con Umberto Chiariello. E andiamo subito dal nostro primo ospite che so che è già collegato qui con noi, quindi gli do subito il buongiorno, Lorenzo Vendemiale del Fatto Quotidiano. Buongiorno Lorenzo. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Lorenzo, hai scritto un articolo simpaticissimo, nel senso che vai dal Salva Lazio al Salva Lotito. Cioè, Lotito si fa le leggi ad personam, oramai? È un tweet. Guarda, non ditelo, no, non ditelo a lui. Salva Lazio, ecco Salva Lotito, il presidente senatore firma un emendamento con cui si fa lo sconto per il vecchio debito con il fisco. Lui ha risposto, ma mi compensate a me per 4 spicci, figuratevi. Esatto, lo dice lui, si arrabbia, perché allora lui è, sappiamo tutti che è senatore di Forza Italia, no? E ha anche un ruolo importante di Forza Italia, perché diciamo, si occupa di tutti i temi finanziari, e quindi diciamo, in occasione dell'ultima delega fiscale ha firmato, in quanto appunto capo in commissione, 40 diversi emendamenti. Su tutti gli emendamenti di Forza Italia li ha presentati lui. Tra questi però ce n'era uno che, a guardarlo da vicino, sembrava proprio cucito su misura, con ago e filo, diciamo, con filo bianco celeste, nel senso che proponeva che per chi ha degli accordi col fisco di durata che supera superiore i 15 anni, esatto, superiore a 15 anni, può, diciamo, e paga regolarmente da 15 anni, dopo 15 anni si merita uno sconticino.
E allora uno ma pensa, ma la riduzione di pena nel ergastolano, tra l'altro, sì, esatto. E lui ha fatto proprio questo esempio: ha detto, come nel penale c'è la buona condotta, c'è la buona condotta pure sul piano fiscale, nel senso che se tu onori un impegno per più di 15 anni, vai premiato. Che diciamo sul principio generale si può discutere, si può essere più o meno d'accordo, però poi la domanda è: chi è che ha un accordo in essere con l'Agenzia delle Entrate che va avanti da oltre 15 anni, che ha permesso di spalmare un debito milionario ed evitare il fallimento, e invece, quindi invece di fallire o dover pagare tutto subito, paga una rata di 6 milioni ogni anno dal 2005, proprio la Lazio del presidente Lotito. Che, okay, perché ricordiamolo, Lorenzo, quando fu fatto il cosiddetto decreto salva Lazio, fu fatto proprio per consentire a Lotito di prendere la Lazio e salvarla, ma quel decreto, che apriva poi la strada a tante aziende, fu immediatamente chiuso, fu tolto. Esatto, fu proprio, infatti lo chiamarono salva Lazio, perché diciamo c'era questa, lo stesso Berlusconi, che all'epoca era al governo, disse no, abbiamo salvato la Lazio, si giustificò per motivi di ordine pubblico. Insomma, quella è storia, no? Ce la ricordiamo tutti. Quindi c'è solo lui che ha questo debito. No, vabbè, ovviamente, diciamo, con quel tipo sì, no, dopodiché sicuramente ci saranno altre persone che hanno altre società che magari hanno cartelle esattoriali, pluriannali, vabbè, eccetera. Dopodiché, oltre 15 anni? Infatti, diciamo, sarebbe curioso conoscere una statistica, capire quanti sono in Italia i soggetti giuridici che hanno questo tipo di accordo sopra i 15 anni, magari ce ne sarà qualcuno, però sicuramente il pensiero è corso subito alla Lazio, e quindi noi sul Fatto Quotidiano, quando l'abbiamo scoperto, abbiamo scritto questo articolo, lui si è giustificato dicendo ma non riguarderà me perché quello della Lazio è più di 15 anni, quindi ormai siamo alla fine, anche se fosse, quindi poi non è detto che non riguardi lui, perché poi ha detto non anche era se per fosse 27 anni, non era per 27 anni, ricordo, esatto, lui diciamo del debito di 140 milioni di allora è arrivato intorno, ha pagato circa 110-120, quindi gli mancano una ventina di milioni, vabbè, diciamo, e alla fine gli mancano circa 4 rate, però insomma curiosa la coincidenza, diciamo, dopo il nostro articolo è arrivato lo stop da parte del governo, che ha ritenuto inammissibile l'emendamento. Lore, quindi hai fatto al momento lo dico, Lore, ma siete ridi. No, non glielo dite, sennò poi me li viene a chiedere conoscendolo, io non ce li ho, quindi detto questo, però conosciamo che lui ha mille risorse, quindi non si arrende facilmente, quindi al momento è stato fermato, però vediamo come andrà a finire. Però esistono ancora giornalisti che con un articolo riescono a bloccare gli emendamenti, io complimenti. Vabbè, non ci sopravvalutiamo, diciamo, magari se ne sarebbero accorti lo stesso. Ma lascia perdere. Veniamo a noi, l'offerta non è buona per i diritti televisivi, non hanno avuto manco il coraggio di dire il quanto. Qualcuno sì, ha spoilerato, chi sì, ha detto su Twitter, guardate che c'è stata una sola offerta di DAZN di 750 milioni, che però non è proprio così, non è proprio così secondo me, nel senso che risulta che comunque siamo molto vicini a quota 900 milioni. Che e l'hanno DAZN bloccata fino a ottobre? Che succede? L'offerta è stata presentata, adesso si va in vacanza, si prenderanno un po' di tempo per provare a limarla, e secondo me contemporaneamente riflettono sulla possibilità, l'opportunità del famoso canale della Lega, che però oggettivamente è un rischio, nel senso che loro hanno anche delle buste con delle offerte da parte di fondi di investimento per la realizzazione del canale, che non sono state aperte. Per aprirle, non sono state però, aperte? No, perché per aprirle tu devi rifiutare l'offerta delle PTV. Ah, non si okay. possono guardare no, in contemporanea. No, esatto, non le puoi guardare in contemporanea. È chiaro che, diciamo, quelle buste sarebbero state adesso si dice a decidere se aprirle o no. Quello ti dicono che ci sta nella busta, lo sanno, no?
Nel senso che uno può avere un'idea di chi si è presentato e con quanto, però poi il diavolo si nasconde nei dettagli, no? Quindi bisogna vedere quante la città. Ma se il fondo ti chiama De Silva, guarda modalità. Che nella busta c'è molto di più di Dazzone. Vabbè, questo lo so, però questo non è che si può tanto fare, cioè nel senso si fa e non si fa. E poi tu ti fici, cioè, diciamo, magari qualcosa può trapelare, però poi la scelta la devono prendere i presidenti, no? E no, ovviamente dovrebbero bocciare le offerte delle emittenti per poter aprire le buste dei fondi. Esatto, quindi è quello che è più probabile, esatto, è un bel rischio, quindi quello che è più probabile è che in questo mesetto, come dicevi tu, per quello che si può fare, si sonda un po' il terreno, si prova a capire che cosa c'è dentro le buste, ma anche non necessariamente, perché poi comunque le buste non sono l'unica modalità, cioè la Lega ha fatto una gara, però poi può chiudere un contratto con un fondo di investimento anche indipendentemente da quella gara, no? Fammi, quindi può provare risate, a sondare un po' il terreno. Fammi, fammi fare due risate, questi accettano le televisioni e per cui chiudono a 900, quindi 50, non lo so. Sì. Poi aprono le buste e scoprono che c'è. No, non le aprono, non le aprono, le bruciano le buste. Ah, non le vanno a vedere dopo? No, se accetti non le vai a vedere dopo, sennò è come per quando... Per sapere che c'era, manco per sapere. No, è come quando passi la mano a poker e poi scopri che l'avversario stava bleffando, oppure... non si apriranno mai quelle buste se accettano le pay TV. Comunque, sulle pay TV il discorso è che siamo vicini alla cifra, cioè se, da quello che io so siamo... molto vicini ai 900 milioni complessivamente tra DAZN e Sky, con DAZN che è vicina ai 700 milioni. E ora spiegaci però, visto che sei informato, quali sono i pacchetti che si stanno delineando? Ma sostanzialmente se venissero accettate quelle offerte, diciamo se si riuscisse, che poi è vero, il discorso qual è? Che è vero che i rapporti fra le diverse emittenti sono un po' conflittuali, nel senso che ognuno ha esigenze differenti, no? Chiaro. Quindi DAZN non guarda tanto di buon occhio Sky, Sky non guarda tanto di buon occhio Mediaset, però almeno Sky e DAZN hanno bisogno di stare insieme per arrivare a quella cifra, perché sennò l'alternativa è fare DAZN più Mediaset più magari un canalino della Lega sperimentale, però questa è una pista ancora un po' più complicata perché forse anche meno remunerativa. Comunque ad occhio secondo me siamo vicini ai 900 milioni, da zone vicino ai 700 e rimane come quest'anno 10 e l'offerta zone, diciamo tre, lo schema sarebbe esatto, lo schema sarebbe quello su cui ragioniamo quest'anno, con delle parti migliori a Sky però. E Mediaset ne piglia una che però trasmette anche da zone? No, Mediaset in questo schema probabilmente non ci sarebbe, però è tutto un po' da capire, no? Tutto un po' da calibrare, da capire, questi ulteriori due mesi serviranno appunto anche un po' a limare le offerte, a farle incastrare fra di loro. Intanto poi ci sono i diritti della Coppa Italia che pure verranno venduti e saranno venduti a cifre più alte rispetto a quello del precedente biennio. Intanto è uscito lo schema della Coppa Italia, è uscito il calendario. Esatto, è uscito il tabellone, sì, parliamo sempre non della prossima Coppa Italia ma fra due anni, l'ultimo bando era intorno ai 50 milioni, per il prossimo si parla di 70 milioni, se queste cifre sono confermate sono già 20 milioni in più che tu guadagni da là, no? Ma poi... la Coppa Italia nessuno aveva offerto quelle cifre, non erano arrivati a offrirle. La Coppa Italia è in corso di discussione, il bando partecipa essenzialmente a Mediaset, si parla di un'offerta intorno ai 70 milioni, però è un altro bando. Poi ci sono gli highlights, insomma l'obiettivo della Serie A è che mettendo tutti insieme poi arrivi a un miliardino, no? Miliardino. E se riesce ad arrivarci, tutto sommato, si può anche. Ma cos'è sta radio? Sta radio che hanno fatto? Mo? Questa radio è un progetto in cui la Serie A crede tanto. Ma non fa le radio cronache, però. Non vende le radio al momento cronache. No, perché i diritti sono della TV, della radio, della Rai, no? Quindi cerca tutto il calcio del minuto che non si tocca. Certo, però poi un giorno quei diritti verranno rimessi a gara, se non sbaglio, fra uno o due anni. Quindi in futuro non si può sapere. Io penso che il modello a cui guarda questa radio non è tanto quello,
quanto con la Radio Dimensione Su non hanno fatto questa cosa con RDS. Esatto, sì, io penso che diciamo guardi un po' alla fetta di mercato che negli anni ha occupato in maniera intelligente Radio Sportiva, che ha creato poi tra alti e bassi, ha creato comunque un prodotto che non esisteva prima sul mercato, no? Una radio Michele Blassi, che parla 24 ore su 24 di calcio, e la Serie A ha detto vabbè, perché non la facciamo direttamente noi con nomi importanti, sicuramente hanno e avranno un canale preferenziale, esatto, un canale preferenziale con i club ovviamente, e dopodiché questo può anche essere visto come un primo passo verso il canale, nel senso che nel momento in cui tu metti in piedi una struttura del genere anche a livello editoriale sei più pronto ad affrontare eventualmente quella sfida, no? Di mettere in piedi un tuo canale dove trasmettere le tue partite. È uno scenario ancora complesso perché comunque comporta un fattore di rischio maggiore e secondo me, se tutto sommato alla fine si riesce a trovare questa una quadra... Questa radio però non è in FM, è digitale, quindi è soltanto DAB. Guarda, sinceramente non so se è anche una frequenza. Però comunque diciamo nel mondo di oggi poi non è cambia tantissimo. Che conta. Come noi. Quello che conta è l'aver messo insieme una struttura editoriale in grado di fare la concorrenza a quelle che sono le grandi redazioni sportive. Tre sedi, la sede della Dimensione sono a Roma, a Milano e quella dei Tower, che sarebbe la struttura dei ponti, che gestisce tutti i ponti della Lega. A Firenze, ok, sì, e però diciamo poi la parte tecnica va Lissone, sempre capo, no? Lissone, dove hanno fatto il centro di produzione, esatto, quindi diciamo loro tra il centro di produzione a Lissone e la struttura editoriale della radio di adesso hanno messo insieme un'impalcatura che potenzialmente prove tecniche lì, Sì, dopodiché però poi la fase più complicata è sempre quella economica, finanziaria, distributiva, no? Andare a raccogliere i soldi sul mercato, distribuire questo canale senza problemi tecnici. Però hanno quindi scelto un partner importante. Certo, certo, infatti. Quindi diciamo prove tecniche di, dopodiché se, come dicevo, i pezzi del puzzle si incastrano e loro tutto sommato arrivano a 900, che poi ci metti insieme, ci metti dentro le lights, ci metti dentro il surplus della Coppa Italia, ci metti dentro la parte di soldi che sui diritti esteri in precedenza dagli agli advisor e adesso non dai più, che sono circa 40-50 milioni per vendere i diritti all'estero perché ha internalizzato la procedura, alla fine, contando tutto, arrivi a quel miliardino complessivo che poi è quello che fa stare tranquillo il sistema, no? Sì. Se diciamo questi pezzi combaciano e loro ci arrivano, è chiaro che la tentazione di aprire quella busta, comunque di intavolare il canale, un po' viene meno e c'è quella tentazione, soprattutto in alcune parti della serie. Io penso che ci sia anche per esempio in De Laurentiis, De Laurentiis è uno di quelli che vuole il canale, sì. È uno di quelli che vorrebbe, perché però diciamo c'è questa tentazione, dopodiché è un rischio, quindi bisogna capire se ne vale la pena correrlo. Io penso che se a settembre, inizio settembre, metà settembre questi pezzi sono andati insieme a 900 più queste variabili che aumentano il brodo, la Serie A secondo me chiude tutto sommato con senza grandi perdite, insomma. Se invece per qualche motivo non si mettono d'accordo, perché appunto si tratta non tanto delle singole offerte ma di incastrare fra loro in tutti i dettagli, se alla fine il banco salta, allora c'è sempre l'opzione B. Senti, ma a Lorenzo Alvendemial 200 milioni in Arabia li piglia subito? Magari non me li offrono, quindi non c'è problema, uno ci pensa se li offrono, a me non me li offrono, quindi, ma appena rifiutati 400 milioni vabbè, ma Mbappé se lo può permettere,
Ma sta storia degli arabi tu come la vedi? Io la vedo di un pericolo clamoroso. Ma io non sono così pessimista, nel senso che secondo me non voglio dire che è una bolla, perché non è una bolla, però sì, vabbè, ma immettono soldi nel mercato europeo che spacca. Ma non è necessariamente una cosa negativa, eh. Cioè la Lazio, guardate, alla Lazio 300 milioni poi fa quello che vuole dopo. Sì, però voglio dire, la Lazio gli ha risolto il problema. La Lazio c'era Milinkovic che avrebbe perso a zero fra un anno, avrebbe fatto un campionato. Sì, ma Milinkovic domani ti piglia notizia, domani Caio, ti svuotano l'argenteria, che ti rimane poi? Sì, ma allora, uno, vediamo se svuotano l'argenteria, perché fino ad oggi, a parte rare eccezioni, sono andati comunque giocatori, non dico finiti, ma che il meglio l'hanno già dato. Cioè, se vogliamo dividere i giocatori sta parabola, ma sicuramente alzano il tiro. Però poi lo sport, per fortuna, cioè è chiaro che oggi nel calcio e nello sport i soldi comandano, però per fortuna non sono ancora tutto, nel senso che finché, io penso che sarà sempre così, la rabbia, cioè quella di rabbia è una operazione politica, appunto, geopolitica internazionale. Perciò, no, però non è legata, almeno non nell'immediato, e io non lo vedo nell'immediato futuro, a un cambiamento strutturale, cioè a un ingresso strutturale nel sistema sportivo. Cioè, nel senso, finché la rabbia strapagherà giocatori per andarle a farle svernare nel suo campionato, che però rimane un campionato ai margini del mondo sportivo, non costituirà un vero pericolo. Cioè un vero pericolo lo costituirebbe se appunto decidesse di creare una sciagurata Superlega o cose del genere che mettono in discussione l'impalcatura del sistema sportivo. Ma è un'operazione che a loro serve a livello geopolitico per ripulirsi un po' l'immagine, far parlare un po' bene di loro in termini anche un po' folcloristici e farci dimenticare di quello che sono davvero, in vista di Expo 2030, magari anche di qualche altro grande evento sportivo. Però finché il campionato arabo rimane il campionatino arabo, dove ci sono tot giocatori e poi gli altri arabi che giocano per gli sceicchi in stati semivuoti, e rimane questa roba qua, è difficile che possa costituire un vero pericolo per la Champions League, per la Premier League, eccetera. Diverso è se ho paura che questi si proponesse una serie di soldi tali per cui attrarranno tanti di quei calciatori che poi ci creano. Sì, ma voglio dire, poi parlando in maniera pragmatica, sul piano economico tu non potrai mai rivaleggiare. No, è impossibile. Cioè, nel senso, loro avranno sempre più soldi di te, ma siccome oggi in questi giorni ci sono le vedove della Superlega che dicono, ma questo succede perché non abbiamo creato la Superlega, perché allora avremmo avuto club più ricchi. Ma state tranquilli che loro oggi offrono 100 perché i nostri club guadagnano 10, ma se i nostri club avessero guadagnato 100, loro offrivano 1000, perché loro non hanno limite, non hanno un plafond illimitato. Non hanno limite. Quindi sul piano economico tu non potrai mai competere, potrai competere solo appunto con la storia, con la tradizione, con la storia, con la tradizione, con i valori delle tue competizioni, solo con quello potrei competere. Vabbè, io lo so, se scendi sul loro piano, perdi. Io lo so che quando ci sei tu, la nostra regista non mi dà più il pilotto, diceva, taglia, no, vai, anzi, ha fatto apprezzamenti sulla tua camicia. No, adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Grazie, Lorenzo. Ciao, come ciao. Grazie, Lorenzo Vendemiale, grazie. Noi con Lorenzo possiamo parlare all'infinito. Mi è piaciuta la camicia, un po' sbottonata. Allora, Valeria, gli ormoni d'estate, hai capito? Ma c'è il pesce martello. Qua c'è il pesce martello. Ha detto con che la lei ha fatto una semplice osservazione. Ha detto una semplice osservazione. Non siamo in ritardo, è ora, no? sì, siamo in ritardo perché adesso abbiamo chiuso il collegamento, quindi ovviamente ora siamo in ritardo. È tornata in sé. Va bene, allora non la facciamo arrabbiare. Vedo che il tuo azzurro sta raccogliendo consensi, ci vuole così poco. Come sono fessi gli uomini, mamma mia. Vabbè, allora la prossima volta vengo con la maglia del Napoli proprio. Ecco, brava. Senza esagerare.
Vabbè, sì. Dai, siamo in ritardo. Andiamo in pubblicità e vi aspettiamo qui per il prossimo ospite su Radio Napoli Centrale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. A Calvizzano c'è un posto fantastico. Il Tempio della Squadra Partenopea. È la villa comunale Cerullo, dedicata alla storia del calcio Napoli. È un luogo incantato dove lo sport si unisce al bello. 12 panchine letterarie raffigurano gli uomini che hanno fatto la storia del club azzurro. C'è Vinicio, Giuliano, Jackson, Savoldi, Bruscolotti, Kroll, Careca, Hamsik, Cavani, Mertens e De Laurentiis. E ovviamente Maradona, a cui è stata dedicata anche una statua a grandezza naturale. C'è uno spazio riservato anche ai beniamini dei giorni nostri che stanno scrivendo pagine bellissime, con 7 murales dedicati a Spalletti, Kim, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Kvaratskhelia e Osimhen. Il sindaco Giacomo Pirozzi e l'amministrazione comunale di Calvizzano invitano tifosi, sportivi e appassionati a visitare la struttura incantata. Hai mai sognato di lavorare in un ufficio che ti ispira? Un ambiente che trasmette professionalità e stile? Alerod è qui per realizzare il tuo sogno. Siamo l'azienda leader nell'allestimento di uffici, sale convegni e di spazi interni di alberghi e ristoranti. La nostra esperienza ed il nostro personale altamente qualificato ci rendono i migliori nel settore. I nostri progetti innovativi e accattivanti trasformano gli spazi di lavoro in oasi di creatività, stimolando la produttività ed il successo. Contattaci ora, siamo pronti a guidarti verso il futuro. Alerod, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Bentrovati qui su Radio Napoli Centrale, state ascoltando sempre Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Siamo in vostra compagnia dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 12 alle 14. Il Napoli sta per partire per Castel di Sangro, domani inizia questa seconda fase del ritiro azzurro, quindi in altre 2 settimane dove ci saranno anche 4 amichevoli e ovviamente noi andiamo ad approfondire quello che sarà il ritiro del Napoli a Castel di Sangro e abbiamo con noi Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Buongiorno. Buongiorno presidente. Salve. Tutto pronto per accogliere i campioni d'Italia? Tutto pronto, c'è grande entusiasmo, grande attesa, grande richiesta, sarà una vera festa per tanti giorni, più quasi a Ferragosto. C'è il pienone, ci sarà un arrivo di napoletani, tifosi del Napoli da tante parti d'Italia, sarà veramente... Beh, alcuni giornali scrivono di una previsione di 200.000 presenze complessive. Mamma mia. 200.000, che è il Maracanà? Sì, complessive nel senso nei 12 giorni tra le 10 e le 15.000 persone sono previste, comunque che ci sia il tutto esaurito e tra l'altro De Laurentiis ha anche scelto personale. Sì, De Laurentiis ha anche scelto di non muoversi da Castel di Sangro e ha fatto venire squadre dall'estero, 4 partite che si svolgeranno a Castel di Sangro. E noi lo ringraziamo anche per questa scelta perché so che aveva ricevuto offerte importanti, anche economicamente più vantaggiose della permanenza in Abruzzo, però un po' ci aiuta diciamo, la volontà dell'allenatore naturalmente di preparare seriamente la squadra, perché poi una squadra fa un ritiro non per fare il circo, insomma, per prepararsi al campionato. Certo. Però le faccio una domanda cattiva da giornalista. Lei quando chiuse l'accordo con De Laurentiis come Regione Abruzzo, stanziando anche una bella cifra,
dai suoi avversari politici fu molto criticato, ma oggi la sua scelta si è rivelata lungimirante, perché un ritorno di questo genere, specialmente col titolo di campione d'Italia, è andato oltre ogni aspettativa, immagino. Ma guardi, io non avevo alcun dubbio, peraltro quando si fa, lei sottolinea, una bella cifra, noi paghiamo quello che pagano tutte le altre regioni per avere squadre del livello del Napoli Calcio. Certo. In Trentino, già per il Napoli stesso, ma per le altre squadre, il Trentino, in Veneto, in Piemonte e Lombardia, non è che la Juventus, il Milan, l'Inter fanno il ritiro gratis o pagandosi l'albergo. Sono squadre che portano pubblico, portano economia, portano promozione del territorio. Noi più che il ritiro abbiamo acquistato sugli spazi e sui media legati al Napoli Calcio, dal sito web ai social, un'attenzione e una visibilità della nostra regione che poi viene ripagata da un incremento di presenze turistiche, da un incremento di reputazione d'immagine. Per noi oggi associare la vista lunga, insomma, possiamo darle questo merito. È la terra dove si allenano i campioni d'Italia. Io credo che questo, il ritorno d'immagine positivo per l'Abruzzo. Considerate che il Napoli ha anche aperto una strada che è stata seguita da altre squadre. Sì, ma perché poi arrivi Sondoli, c'è la Salernitana, ci sono altre società. Voleva venire il Cagliari e altre squadre di Serie C. La sentiamo un po' scappare. Ho scoperto che l'Abruzzo è all'altezza di fare questo servizio. Sì. E credo che sia un altro aspetto importante. La vera novità è proprio questa: se prima l'Abruzzo veniva considerato solo da società di C, probabilmente, oggi si è capito che l'Abruzzo può dare climaticamente, come strutture, garanzie come normalmente dal Trentino o località simili. Quindi è diventato. E poi strutture anche migliori, perché lo stadio di Castellita è sicuramente lo stadio Serie B, stadio della Serie B. Quindi assolutamente. Io assolutamente. Ho anche spesso invitato le amministrazioni locali, ma disponibile ad aiutarle a investire sull'impiantistica sportiva, perché la disponibilità non soltanto di uno stadio di quel livello, ma intorno allo stadio c'è tutto un complesso sportivo che favorisce la permanenza di squadre di alto livello e durante tutto l'anno di un turismo legato allo sport che è fatto di tante squadre, di diverse discipline sportive, di diverse categorie di età, dai campi scuola giovanili ai campionati under 18, under 16, juniores, seniores, i master. Presidente, ma lei lo sa che De Laurentiis ha fatto pure un altro favore? A Di Maro non ha comprato manco un calciatore, per cui i 3-4 acquisti importanti che Napoli farà li presenterà tutti a Castel di Sangro, quindi tutti sarà un ulteriore boom di interesse. Ma certo, infatti noi contiamo molto su questo e speriamo appunto di offrire ai tifosi napoletani che verranno meglio della ospitalità, non soltanto a Castel di Sondoli, insomma. Però lei ci deve dire la verità, dell'Alto Sangro, ma in tutto l'Abruzzo. Lei ci deve dire la verità, come l'ha convinto De Laurentiis di fronte a un piatto, che ne so, di lagane e ceci? Qual è il piatto tipico che ha fatto dire sì a De Laurentiis? Ma De Laurentiis intanto conosceva Castel di Sangro solo per la presenza principalmente di Nico Romito, che è uno dei cuochi stellati più famosi al mondo e di più alta qualità, che è lì a Castel di Sangro al ristorante Casa Reale, che è, insomma, una, ma lui lo conosceva, eccellenza. Lui lo conosceva, sì, e infatti era, come dire, un po' ammaliato anche dall'idea di potersi poi fermare a pranzo da questa eccellenza. Dopodiché sapete bene che l'Abruzzo tra Rosticini e Centerba, gli arrosticini sono mitici, tanti altri dolci e prodotti, insomma, a mangiare bene non si sbaglia mai in Abruzzo, chiunque verrà saprà trovare pane per i suoi denti, insomma,
potrà davvero gustare di tutto. E poi da Castel di Sangro con 45 minuti massimo un'ora si scende sulla costa dei Trabocchi, si va al mare, si può mangiare pesci al mare, andare a assistere un allenamento e passare il resto della giornata a prendere il sole, oppure salire sulle montagne e fare un'escursione. Insomma, c'è Va sul lungomare di Pescara, ci sono tutti quelli di ristoranti meravigliosi di pesce o cose del genere. Vorrei dire che con questo sistema siete riusciti a creare turismo per 12 mesi, perché voi d'inverno avete le stazioni sciistiche importantissime. Ora con il turismo sportivo estivo avete fatto full. L'obiettivo era proprio quello, questo si inserisce nel quadro di una politica turistica e di rilancio del territorio. Bisogna destagionalizzare, allungare le stagioni, il ritiro calcistico che impegna. Certo, inizialmente pensavamo più a impegnare il mese di luglio, che è ancora meglio dal punto di vista della copertura, perché nella prima metà di agosto c'è sicuramente più vacanza, più turismo, magari più presenze, quindi non, il vantaggio di questo ritiro non è semplicemente nelle presenze e nell'occupazione dei posti letto, quanto nel ritorno di immagine e di promozione, perché poi sono persone che magari molti di quelli che verranno, anche solo per stare mezza giornata, vedere un allenamento, mangiare un panino, prendere un caffè e scappare via, nell'immediato non lasciano molto sul territorio, ma sono persone che scoprono magari per la prima volta la bellezza di un posto, capiscono quanto è bello sia d'estate che d'inverno. Sì, ma poi i club stranieri che vengono, che scoprono spagnoli, turchi, eccetera, che vengono e scoprono questi territori, portano una conoscenza che può portare turismo straniero, no? Non c'è dubbio. Chiaro, anzi, poi ci aiuta infatti anche il fatto che in genere queste partite vengono riprese e mandate in televisione con i canali, insomma, che il Napoli ha con le principali broadcast, e ci aiuta a far vedere anche il nostro territorio e farlo scoprire anche fuori dall'Italia anche. Bene, quindi può dichiararsi soddisfatto di questo accordo. Ma assolutamente no, ma anche perché avete portato bene, insomma, come siamo venuti dopo 33 anni vinciamo, dopo che siamo di in Abruzzo, dovevamo venire in Abruzzo questo, prima, presidente. Bravi, questo ve lo dovete ricordare e dire forte, quindi mai più, non dovete mai più tradire l'Abruzzo, perché porta bene. Però tornando a quella sua domanda cattivella, che qualche idiota fa qualche polemica, dice, pensando che se questi siano soldi buttati e non ben spesi, hanno provato anche a mandarmi di fronte alla Corte dei Conti, il procuratore che ha aperto il fascicolo, lo ricordavo, infatti. Dopo aver ricevuto le nostre osservazioni e i dati, aver letto soprattutto le cifre, i numeri, i dati, e aver riscontrato che il ritorno era molto superiore a quanto ho investito. Penso che le abbia fatto un encomio chiudendo il fascicolo, ha detto presidente, lei ha fatto una grande operazione, altro che... Esatto. Vabbè. Però lei lo sa, è abituato all'opposizione politica, che deve sempre, cioè, nella natura del... Non può mancare, se non ci fosse saremmo in dittatura, non farebbe bene a nessuno. Comunque, diciamo, potrei sperare in un'opposizione più intelligente, ma questo ci devo sempre cercare a chiedere, effettivamente. Però i fatti le hanno dato totalmente ragione, quindi la ringraziamo per l'accoglienza che l'Abruzzo ci farà, a tutti noi napoletani di tutte le parti, perché poi noi diciamo napoletani, ma che non significa che vengono da Napoli o dalla campagna, perché noi abbiamo tanti che vengono da ogni parte d'Italia e si sono concentrati le loro vacanze proprio per il ritiro del Napoli. E ho tanti amici di club del nord che verranno lì in Abruzzo, per esempio. Sappiamo bene che i tifosi napoletani sono sparsi in tutto il mondo e sono decine di milioni, anche per questa ragione abbiamo deciso di scegliere questo. Abbiamo aumentato in Abruzzo il tifo per il Napoli, spero di sì. Gli abruzzesi hanno smesso di tifare. Si sono organizzati, anzi, noi abbiamo anche tanti club del Napoli che ci chiedono magari di portare la squadra. Sarà difficile, perché insomma la squadra, come dicevo prima, sta lì non
per fare le vacanze o per fare il circo, stanno lì per allenarsi, quindi però se fossero disponibili avremmo quasi tutto l'Abruzzo pronto ad ospitarli con un club di tifosi in tutte le principali città che non sperano altro che di vedere i loro idoli in carne e ossa. Ma, e di vedere nel frattempo lei c'è diventato tifoso del Napoli? Beh, io ho dichiarato sin dal primo giorno che ormai è la mia seconda squadra, quindi... No, deve essere la prima. La prima quale sarebbe la prima? Perché se la prima è Pescara ci sto. Io sono cresciuto juventino. Mamma mia, presidente. Voi sapete bene che la squadra di calcio è una cosa ancestrale. Nella vita si Ma quando giocano Juve e Napoli lei che fa? Quando giocano Juve e Napoli lei che fa? La squadra di calcio non si può trattare. La vedo dura quando giocano Juve e Napoli, eh? La chiama De Laurentiis in persona. Chissà vabbè, che un giorno non mi vengo a vedere Napoli Juve. Sì. E perché no? A questo punto. No? Tribuna. E certo, vicino a De Laurentiis, che poi la batte e la prende pure in giro. Speriamo. al massimo, nella peggiore delle ipotesi, mi consolo pensando che ha vinto la mia seconda squadra. Bravo, giusto. Così si fa. Giusto. Sempre meglio che lo scudetto lo vinca il Napoli che non l'Inter o il Milan. Da tifoso ti rispondo così. Giusto. Beh, noi un altro annetto di scudetto che le fa bene pure all'Abruzzo, ce lo lasci, voglio dire. Ce la prendiamo volentieri. Anzi, spero che il prossimo anno ci portate pure la Champions. Vede. Va bene, ce lo prendiamo questo augurio, ce lo prendiamo. Grazie presidente. La Champions e fra due la Intercontinentale. Dobbiamo se veniamo in Abruzzo e porta così bene, lo facciamo tutto. Va benissimo. Grazie presidente Marsilio, gentilissimo. Grazie mille presidente. Marco Marsilio, presidente regione Abruzzo. Dai, possiamo accettarlo. Juventino con un affetto per il Napoli. Mamma mia, ma perché i meridionali tifano Juve? Perché? Ma il meridione è pieno di juventini, anche perché la squadra più meridionale d'Italia, devi sapere che negli anni 70, tra l'altro, quando c'era l'avvocato Agnelli, la Juventus era la squadra più meridionale d'Italia, perché era quella che aveva Pietruzzo Anastasi, Franco Causio leccese, poi ha avuto Brio anche lui pugliese, era una squadra, il picciotto Anastasi raccoglieva tutti i tipi dei siciliani, era una squadra che rappresentava molto l'anima meridionale della Fiat, di Mirafiori e di tutta la base del tifo juventino. Era una squadra che nel sud ha avuto, specialmente negli anni 70, un grandissimo sviluppo, e così bisogna prenderne atto che la tifoseria numero uno d'Italia era loro e stanno dappertutto. Lo sappiamo, però siamo contenti se comunque riusciamo a trascinare un po'. Vedi già il fatto che diventiamo la seconda squadra e che molti cominciano a simpatizzare per il Napoli. Ha ragione De Laurentiis quando dice che da indagine Nielsen, cioè indagine seria, certificata, ha scoperto che ci sono 80 milioni di simpatizzanti nel mondo occidentale, perché un'analisi fatta solo nel mondo occidentale, e per simpatizzanti si intende non i tifosi, ma perché i tifosi sono 8 milioni, i simpatizzanti sono 80, cioè sono quelli che dicono, al di là della squadra del cuore, per quale squadra tu hai simpatia, e come seconda squadra il Napoli è una di quelle più gettonate, sì. Andiamo avanti. Siamo simpatici, diciamolo, siamo simpatici, sarà questo il motivo. Comunque, passando da Napoli che va in ritiro, c'è sempre Vincenzo Di Mario che ci dice una cosa sbagliata, gliel'ho già corretto, ma non lo vuole capire. Sì, l'ho letto. Non lo vuole capire. L'anno scorso non è arrivato il sostituto di Koulibaly subito, non è vero. No. Sono arrivati i sostituti di Zigna e di Goulam, cioè Kvaratskhelia e Oliveira, che arrivarono all'inizio. Il sostituto di Koulibaly è arrivato il 27 luglio, dopo 11 giorni dalla cessione di Koulibaly.
Quindi non diciamo sciocchezze, diciamo le cose come stanno. Va bene, io avanti. Mi feci la prima foto di Kim a Castel di Sangro, fu con me comunque, me la chiese proprio lui, questa foto insieme. Hai fatto la foto con Kim? Lui venne il 27, il 27 il Napoli aveva un'amichevole. Un'amichevole. Non mi ricordo con chi, e io stavo in tribuna, in quel momento. La Dana Sport, forse, la Dana Sport di tutti. Sì, esatto. E lui stava proprio a fianco a me, io pensai, mamma mia, quanto è alto questo. 1,90, sì. Vabbè, vediamo se arriva Danzu, che fisicamente è come lui, un altro colosso del 1,90, ma pare che staremo a vedere. Ma spostiamoci su un altro fronte, perché noi abbiamo sempre la nostra Italia femminile che compete al mondiale. E quindi do subito il buongiorno al nostro ospite, la nostra ospite Giulia Domenichetti, allenatrice ed ex calciatrice. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Allenato la nazionale, o mi sbaglio? Magari, no, ancora no. Ah, no. Allora, chiediamo... Femminile, però, è stata ex allenatrice del Napoli femminile, sì, però. Napoli femminile, sì. È che sì, è tornato finalmente in Serie A, meno male, è tornato subito in Serie A, per fortuna. Speriamo di vedere in futuro anche atlete del Napoli, del Pomigliano, insomma, delle squadre campane, che sono due in Serie A, e questa è una bella notizia. Italia-Svezia, complicatissima, le svedesi sono forti. Sì, Svezia storicamente è una nazionale molto, molto importante a livello femminile, e è una buona cosa arrivarci coi tre punti, quindi aver risolto in qualche modo la partita contro l'Argentina, che si era fatta un po' stagnante, diciamo, e andiamo a giocarci alla fine il primo posto del girone praticamente. È una partita complicata, però vediamo, sicuramente diversa dalla partita con l'Argentina. Diciamo anche che se l'Italia dovesse fare un piccolo miracolo nel battere la Svezia, prende due piccioni con una fava, perché probabilmente, oltre che a passare il turno, si evita gli Stati Uniti. Sì, infatti era molto interessante la partita che si è giocata stanotte tra Stati Uniti e Olanda, che poi è finita in pareggio. Sarebbe una buona cosa, insomma, il livello è alto anche per quanto riguarda le altre nazionali, però comunque storicamente gli Stati Uniti quasi sempre in fondo ci arrivano. E quindi sarebbe opportuno evitarli. La nazionale alla prima uscita non ha fatto una grande partita, però si è mostrata solida. Sì, ormai io l'ho detto anche in un'intervista che mi fecero prima del mondiale, i valori sulla carta poi lasciano un po' il tempo che trovano, perché un po' il gap anche con le nazionali un po' più indietro si sta diminuendo, quindi comunque le partite le devi giocare e le devi sbloccare. L'Argentina una squadra abbastanza organizzata, è una nazione che comunque sta crescendo, è in evoluzione un po' come noi, noi siamo un pochino più avanti, però poi era la prima è sempre un terno all'otto. Noi abbiamo... E dove può arrivare? Ecco, diccelo, secondo... questa è la domanda, sì, è proprio quella. Chiedere. Giulia, secondo te, analizzando ovviamente quella che è la rosa dell'Italia, dove può arrivare quest'Italia ai mondiali? Ma sinceramente io credo che ci siano nazionali dal valore maggiore, sia come storia che come dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico, diciamo più pronte. Noi ce la possiamo giocare, perché comunque anche caratterialmente le italiane e gli italiani siamo sempre... diciamo sul pezzo, anche quando magari non siamo i favoriti. Bisogna navigare a vista e fare un passo alla volta. Sicuramente la partita di sabato dirà tanto, perché se riesci a giocartela contro una nazionale come la Svezia, poi magari puoi tirare anche due somme. Noi siamo però una squadra che dovrebbe puntare molto sulla ripartenza e contropiede, perché tra la Bonanzea e la Giacinti è la velocità l'arma che dobbiamo sfruttare.
non abbiamo una grande taglia fisica come nazionale. No, rispetto alla Svezia, no. Posso aggiungere ai nomi che hai fatto anche Beccari, anche Cantore, anche Serturini, che comunque hanno quelle caratteristiche lì. Quindi probabilmente, anche se non avremo il pallino nel gioco sabato, possiamo comunque cercare di far male in quel modo lì. E poi c'è sempre la Girelli, che con la sua esperienza da un momento all'altro può dare una mano. Ma Cri è una giocatrice che dentro l'area di rigore è unica. La partita contro l'Argentina probabilmente nei minuti finali poteva essere sbloccata solo così, perché loro si erano chiuse e comunque non avevano, dal punto di vista dei centimetri e delle abilità aeree, la qualità che ha Cristiana. Quindi le risolve così spesso anche con la Juventus, quindi è stata una buona mossa, direi. E che ha eguagliato Carolina Morace, cioè eguagliato come goleador. Ma c'è una domanda molto interessante, quindi questa bella domanda. C'è una domanda che arriva dai nostri ascoltatori. Emanuele De Gennaro ti chiede: cosa servirebbe per far aumentare il seguito e il livello del calcio femminile? In Italia? Sì. Ma credo quello che si sta provando a fare. Adesso la Serie A, il livello è cresciuto parecchio, stanno arrivando giocatrici anche importanti. Il professionismo è stata una cosa giusta? Inserire il professionismo? La sfida, secondo me, lo sapremo più avanti. Adesso si sta lavorando per, e poi i risultati si vedranno più avanti. Però io credo che la sfida sia portarsi dietro le italiane, perché è vero che stanno arrivando tante straniere e il livello del campionato si sta alzando. Bisogna poi far alzare anche il livello delle ragazze italiane, delle giovani, quindi anche dargli fiducia e farle giocare. Sicuramente è molto più allenante giocare ed allenarsi appunto in un contesto in cui ci sono giocatrici forti. E da un punto di vista della promozione dello sport del calcio femminile, il fatto che le partite vengano riprese da Sky, vengano trasmesse, può essere un buon volano? Secondo me adesso il livello della Serie A è un buon livello da far vedere, sì. Però come seguito ancora non siamo a grandi livelli, io penso che meriti di più. Sì, sono d'accordo. In Italia siamo sempre un pochino indietro da questo punto di vista, ma credo, perché siamo un... Giulia, ma come se lo spiega il fatto che l'italiano medio non ha prevenzione se vede giocare ragazze a pallavolo o a pallacanestro, ma se le vede giocare a calcio, a rugby, è prevenuto? Perché? Questo è un po' il retaggio culturale in generale, diciamo. In altri paesi siamo un po' più avanti anche come considerazione della donna in generale, o piuttosto negli Stati Uniti il calcio è uno sport femminile. Appunto. Perché proprio a livello culturale loro, il maschio gioca a basket, anzi lì magari una volta veniva preso in giro il maschio che giocava a calcio negli Stati Uniti. È proprio il contrario. Quindi il soccer è considerato sport culturale. Minore proprio. Sì. Poi, secondo me in Italia non credo che ci sia una discriminazione solo nei confronti del calcio femminile, discriminazione tra virgolette, credo che ci sia proprio un poco interesse in generale, poca considerazione per qualsiasi altro sport che non sia il calcio. Proprio l'italiano è calcio maschile, quindi c'è una buona fetta di interesse che è occupata dal calcio, è tradizionalmente così. Dobbiamo forse faticare un pochino di più per guadagnarsi fiducia. I palazzetti sono abbastanza pieni, quando uno va a vedere la pallavolo, la pallacanestro, cioè, insomma ci sono... Guarda, io ho avuto un'esperienza anche nel futsal e sono pieni anche quelli del futsal femminile. Vero. Però so più piccoli, si sta al caldo, è un altro tipo di esperienza proprio sportiva anche. Il futsal sta avendo un grosso sviluppo, certo. Dicevi, Giulia? A Giulia cosa volevi dire?
No, dicevo, sì, prima stavi parlando anche della valorizzazione, diciamo, delle italiane, non solo del fatto che debbano venire delle straniere, però alla fine diciamo la squadra titolare dell'Italia sono quasi tutte giocatrici di Roma, Juventus. Secondo te alle altre società manca qualcosa? Anche le società più piccole c'è da fare qualcosa nel valorizzare anche le italiane? Probabilmente mancano anche le risorse per portarsi in casa le giocatrici di un certo livello, quindi poi è normale che vadano avanti giocatrici che finiscono in quelle squadre lì, perché sono quelle di livello, sono quelle che comunque vogliono stare in squadra per competere, per vincere e avere determinate condizioni. Le squadre un po' più di seconda fascia devono cercare di valorizzare appunto le giovani, magari prestiti, come d'altronde sta facendo e farà anche il Pomigliano e lo stesso Napoli. Una domanda proprio che va in questa direzione. Nel futsal, per esempio, le società di calcio a 5 sono totalmente diverse dalle società di calcio professionistico. Nel calcio femminile invece alcune sono divisioni delle società di calcio maschile, altre invece sono completamente autonome e indipendenti, come a Napoli e a Pomigliano. È più utile per il movimento liberarsi dal condizionamento dei grandi club di calcio maschile, o invece sarebbe opportuno che si dia un impulso maggiore obbligando Inter, Milan, Napoli, Juve a investire sul calcio femminile? Io quello che penso io è che se c'è interesse reale del club di sviluppare il femminile, è un valore aggiunto. Se non c'è interesse reale, e purtroppo qualche caso lo dico a bassa voce, ma c'è, secondo me non è un valore aggiunto, perché magari si lavora meglio in una società che dà tutte le risorse, tutto diciamo l'attenzione alla parte femminile. Quindi come in tutto dipende il come, non il cosa. Cioè il club maschile ovviamente è un valore aggiunto, perché ti dà strutture, ti dà condizioni, ti dà stabilità economica, ti dà visibilità, però se è reale, ecco. Infatti, poi ci sono alcuni club che puntano, la Juve, la Roma, Napoli. Però secondo me non deve essere neanche discriminato, non devono essere discriminate le realtà che comunque non hanno il club maschile solo perché non hanno un club maschile. Perché certo, se la realtà comunque è solida, ha risorse, lavora bene, secondo me non deve essere discriminata. Prendi la Carpisa Napoli, che è una società importante, solida. Appunto, non va certo discriminata. Le campane, tu che hai allenato a Napoli, che possibilità hanno di salvarsi l'anno prossimo? Ma spero parecchie. Pomigliano ormai è abituato a certe tensioni, anche, no? A certe pressioni. È due anni che arriva lì e che comunque alla fine si salva, e il Napoli è appena risalito, secondo me lavorano bene, ovviamente sono stata lì, c'è un grande rapporto con alcune ragazze, tra cui Paola, il capitano, quindi anche a livello personale mi auguro che possano fare una grande stagione. Bene, ti ringraziamo molto, e sperando in Italia-Svezia, dove si sovvertano i pronostici. Grazie a voi. Grazie. Speriamo. Mille. Giulia Domenichetti, grazie mille. E beh, ce l'auguriamo. L'hai seguita quando Giulia andava in Napoli? C'eri già? C'ero, ma non con loro, nel senso, seguivo il Napoli femminile, ma da esterna. Però c'ero. Partecipavo alle conferenze stampa, perché eravamo in Serie A. Quando Giulia è una agitata, una tranquilla? Lei divideva la panchina con mi sfugge il nome adesso, con un altro allenatore, era una coppia, uomo e donna, quindi erano tutti e due. Lei magari era forse quella un po' più tranquilla, e poi c'era lui, forse era un po' più agitato, però era una coppia ben assortita, devo dire la verità.
Quindi lei, allora, è una che panchina, insomma, non è Mourinho. Roberto Castorina, ecco, Roberto Castorina, mi sfuggiva il nome, mi è venuto adesso, che era l'altro allenatore del Napoli. Credo che siamo più o meno in orario, appena di poco fuori. Messaggio, andiamo in pubblicità, fammi capire. Andiamo in pubblicità, mi dicono dalla nostra regia, quindi andiamo velocemente in pubblicità e vi aspettiamo qui, sempre su Radio Napoli Centrale, per un calcio alla radio. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. A Calvizzano c'è un posto fantastico, il Tempio della Squadra Partenopea. È la villa comunale Cerullo, dedicata alla storia del calcio Napoli. È un luogo incantato dove lo sport si unisce al bello. 12 panchine letterarie raffigurano gli uomini che hanno fatto la storia del club azzurro. C'è Vinicio, Giuliano, Jefferson, Savoldi, Bruscolotti, Kroll, Careca, Hamsik, Cavani, Mertens e De Laurentiis. E ovviamente Maradona, a cui è stata dedicata anche una statua a grandezza naturale. C'è uno spazio riservato anche ai beniamini dei giorni nostri che stanno scrivendo pagine bellissime, con 7 murales dedicati a Spalletti, Kim, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Kvaratskhelia e Osimhen. Il sindaco Giacomo Pirozzi e l'amministrazione comunale di Calvizzano invitano tifosi, sportivi e appassionati a visitare la struttura incantata. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Bentornati qui su Radio Napoli Centrale, state ascoltando Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Vogliamo leggere qualche commento? Abbiamo già l'ospite, non è vero, non leggiamo nessun commento. Abbiamo già il nostro prossimo ospite, quindi li leggeremo. Anzi no, invitiamo i nostri ascoltatori a farci domande e anche a interagire con il nostro ospite, che introduco subito. Salvio Passante, il direttore di Calcio Napoli 24. Direttore, patrono. Buongiorno a voi, ciao Roberto. Salvio, ma che hai combinato oggi? C'è una prima pagina, ci stanno 27 notizie, no una, 27. Allora, cominciamo. Clamoroso. L'equipe Mbappé rifiuta, l'Hilal si fionda su Osimhen e ci ha fatto tremare. Però poi vai sotto e scopri che, secondo il Roma, che riporti, si sta pigliando la casa di Ciro Ferrara, quindi non se ne vuole andare. Poi c'è un altro articolo, dice no, il PSG si fionda su Osimhen, però il Corriere dello Sport dice rinnovo più vicino. Ma facciamo un po' di chiarezza. Allora, diciamo che la notizia del Roma è una notizia di rassegna, quindi scritta ieri. Okay. Quindi non è una notizia data dalla versione online del Roma. Quindi è come se fosse, è vero che lui si sta per prendere la casa di già vecchia come notizia, ok? Cioè, nel momento in cui tu che fai online 24 ore sono l'eternità, ovviamente. Però la notizia, diciamo, che ha riportata dal collega Salvatore Carazza, che è una fonte autorevole, riporta appunto di questa opzione per l'appartamento di Ciro Ferrara a Positivo, che è una notizia vera. Quello che c'aveva Osimhen, quello che c'aveva Koulibaly e che si è preso poi Kim, no? Esatto. Quindi questa già è un dato di fatto, una notizia vera certificata. Poi quella dell'equipe che hai riportato oggi, l'ha detto l'equipe, l'ha detto. Allora, l'equipe, tra l'altro questa notizia dell'equipe tra virgolette l'ho vista io stamattina e l'ho segnalata alla redazione, che è stata, diciamo, diffusa da questo collega, che come se fosse una sorta di Gianluca Di Marzio francese, una fonte molto autorevole in ambito calciomercato, e appunto parla, accosta il nome di Osimhen a questa squadra araba, che è una tra le più ricche del paese, come possibile alternativa a Mbappé, che pare che ieri abbia rifiutato. Ma se per Mbappé, che ha fatto Mbappé? Abbia rifiutato questa opzione. Ha rifiutato. Sì. E
se davano, volevano dare 300 milioni al PSG per Mbappé, e non, poi non, io non ho capito a Mbappé cosa volevano dare, chi dice 400, chi dice 700. No, gli volevano, allora gli volevano dare per un solo anno 700 milioni di euro più la Gazzetta problemi. Dice 400 in due anni. No, 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 erano 700 milioni di euro per un solo anno più una percentuale sullo sfruttamento di diritti d'immagine del giocatore, che in questo momento è sul podio dei giocatori, diciamo, più pagati al mondo e che hanno un appeal commerciale. Ovviamente per, diciamo, per l'Arabia Saudita erano pochi spiccioli, perché diciamo tutti i fondi, tutte le squadre vengono gestite come se fosse la FIGC che decide in quali squadre devono poi smistare i giocatori. È una cosa un po' paradossale. È appunto uno dei club, diciamo, più vicini poi al governo saudita è appunto l'Al Hilal, e che hanno disponibilità economiche infinite. Quindi, come giustamente dicevi tu, se hanno offerto 300 milioni per Mbappé, ne potrebbero offrire anche oltre 150 per Osimhen, o i famosi 2 centini, come diceva il presidente. Io non la trascurerei. Mbappé ha una, Mbappé vale di più. Quindi tu pensi che l'Al possa offrire 200 milioni a De Laurentiis? Ma io non lo escludo, Umberto, anche perché stiamo vedendo di offerte folli per giocatori che si muovono in Arabia, anche se gli danno 200 milioni. Faccio un esempio pratico: ieri hanno chiuso l'acquisto di Malcolm, che era un esterno, anche ex Barcellona, che è stato anche negli anni scorsi accostato a Napoli. L'hanno pagato 60 milioni di euro. Per me è un giocatore che non vale più di 20, al massimo 25. A Napoli non gioca titolare, per capirci. Esatto. Per questo ti dico, immaginare che possano formulare un'offerta superiore a 150. Io ora ti cambio la prospettiva, ma metti che vogliono riempire i soldi Osimhen. Secondo me Osimhen fa come Mbappé, di più. E invece io non sono d'accordo con te. Secondo me, se veramente questa pista si tramuta in qualcosa di ufficiale, Osimhen la valuta attentamente, perché è, al di là, diciamo, del fatto che se che lui sia sa che può andare in grandi squadre europee dove lo riempiranno di e dove? Umberto, mi faccio una domanda, in questo momento dove? Ma lui quest'anno rimane a Napoli, ma l'anno prossimo si piazza alla grandissima. Però se pensi che questi giocatori di meglio... Però non vogliono lasciare l'Europa a 24 anni, come Mbappé non vuole lasciare, anche lui c'ha 24 anni. La gente che ha 24 anni non vuole lasciare l'Europa, secondo me. Ho capito, Umberto, ma dall'altra parte ci sono troppi soldi. E fidati. Ma pure Lautaro Martinez ha rinunciato. Anche una storia di vita particolare come quella di Osimhen. Non dobbiamo essere certi al 100% che rifiuti. Ma certezze non ce ne sono, partiamo da questo presupposto, capito? Certezze. Anche se poi dall'altra parte ci sono agenti intermediari che nel, diciamo, in questo gioco delle parti tutti guadagnano tanto, perciò ti dico, paradossalmente sì, a me però se uno come Gelischi, che a 29 anni poteva monetizzare, ha detto di no, Lautaro Martinez ha detto di no, Mbappé ha detto di no, anche in Inghilterra c'è gente che ha detto di no, perché Osimhen a 24 anni deve smettere di giocare a pallone vero per i soldi? Io penso che i soldi lui li guadagnerà tanti, e io non so se lui ha voglia di andare a giocare in Arabia, anche se i soldi sono tanti. Però i soldi sono tanti, Umberto, hai ragione, io sono d'accordissimo con te, ma dall'altra parte stiamo parlando di cifre, cioè per me assurde, se pensiamo che Verratti, che negli ultimi anni, al di là della linea, pure lui a fine carriera, che non è riuscito mai a consacrarsi definitivamente a livello internazionale, gli hanno offerto un contratto superiore ai 50 milioni di euro l'anno, ok? Cioè uno degli attaccanti, uno dei più forti al mondo in questo momento. E allora, se venissero a piare Osimhen, che ti devo dire? Se è vero che cacciano 200 milioni, io temo paradossalmente, io temo più un club arabo, perché dall'altra parte ci sono troppi soldi in ballo, piuttosto che un club europeo nel caso di Osimhen, perché le cifre sono nettamente diverse. Rimango ottimista che i giocatori vogliono innanzitutto giocare a calcio,
e chi ha 24 anni e di soldi ne guadagna tanti può anche dire no a certe cifre, come hanno già fatto altri. Poi se Osimhen li vuole, se li va a prendere, per carità, cioè sono cifre fuori dalla portata di ogni, cioè se Osimhen li vuole li piglia pure fra 6-7 anni, nel frattempo però fa una carriera vera. Umberto, se gli danno 60 milioni all'anno, in 5 anni sono 300 milioni di euro, Sì, ho capito, hai smesso di giocare a 24 anni. Sono d'accordissimo con te, però noi ragioniamo per il nostro modo di vedere le cose. Ma io penso che lo vedono anche i calciatori, perché se no non rifiutano. Un Lautaro Martinez non rifiuta, invece rifiuta, ma appena non rifiuta. Ma anche perché potrebbero offrirteli anche più avanti tutti questi soldi, quindi secondo Mbappé ha fatto ragionamento, io per un anno... Tanto il Paris Saint-Germain non mi fa giocare quest'anno, vado là, mi piglio 700 milioni e me ne vado al Real Madrid. E invece no, non ci vuole andare. Quindi ogni giocatore è fatto in un modo, però ti dico, Osimhen non mi sembra proprio quello attaccato ai soldi più degli altri. Così banale, no? Lo vedremo. Io mi auguro veramente che resti, perché la sua riconferma potrebbe già far partire il Napoli come... Beh, cambia tutto, Osimhen senza Osimhen cambia. Osimhen e Kvara in questo campionato italiano muovono l'ago della bilancia a favore o a sfavore del Napoli. Certo. Sono i due giocatori in assoluti che per me fanno veramente la differenza. Ma visto che avete fatto una pagina piena di notizie, ce ne stanno altre 3-4. Allora, Castrovilli... Demme, scambio vero? Se può fa? A me piace questo video. Danzo Napoli, contratto fino al 27, le cifre. Tet al Napoli, si può offrire, si può liberare gratis dallo Shakhtar, triennale offerto. Cioè hai fatto tutto il calciomercato, cioè, ma Meluso sei tu praticamente. No, Meluso non sono io. Allora ti dico, Tete è una pista che hanno portato alla ribalta Tete, si dice Tete? Tete, sì hanno portato alla ribalta, ci manca Cucù e fanno la coppia. Comunque Umberto è un diciamo una pista da non sottovalutare, perché questo è un bel diploma, questo c'ha un sinistro scarta fa Sì, ma poi c'è la possibilità di prenderlo a zero e allora questa è un'operazione della De Laurentiis, questa sì, e di sfruttare la normativa della FIFA introdotta subito dopo il conflitto tra Russia e Ucraina, quindi che consentirebbe ai giocatori di liberarsi laddove ne facessero la seconda operazione in stile Kvara. E guarda, immaginare che magari possano cedere Lozano e prendere questo ragazzo e magari un altro profilo di un certo rilievo riconvertito a destra, risolve il problema. A me non convince. No? A me non convince. Da Spadori, secondo me, se parte da sinistra o parte sotto punta rispetto se viene impiegato a destra, perde anche un po' di forza. Cioè, nel senso che il fatto di partire dalla posizione opposta e ad andare anche al tiro ad incrociare, secondo me come se andasse a perdere parte del suo potenziale schierato a destra, quindi non ce lo vedo sinceramente. Io piuttosto vedo una variante tattica col 4-2-3-1 con Raspadori impiegato di più in alcune partite, magari dove il risultato è bloccato, in alcune partite magari con avversari che si possono battere più facilmente, però vedere Raspadori a destra, non lo so Umberto, non faccio fatica ad immaginarlo schierato a destra. Beh, comunque diciamo che dei tanti nomi a destra questo Tete va in pole position. Sì, è un buon, per me è un ottimo profilo. È un 2000. Io sinceramente io cambierei tutti e due esterni, perché per me, come dire, Politano è come se avesse finito a mio avviso il suo ciclo qui. E quindi tu chi vedi? Tete Orsolini, chi vedi? Beh, Orsolini è una delle piste che stanno seriamente valutando. È più no, Bernardeschi per me ma c'è una pista Bernardeschi o non c'è? Per me non c'è, perché se l'avessero voluto prendere l'avrebbero preso già l'anno scorso quando c'era la possibilità.
quindi Orsolini per me è un giocatore fumoso che però alla fine dei conti solo apparenza e poca sostanza. Orsolini a me non dispiaceva affatto quello del Lille, Zegrova, Bambà, Jonathan Bambà, no, Edon Zegrova. Ah, Zegrova, il kosovaro. Sì. Beh, Umberto, io se volessi fare un investimento, sai su chi lo farei? Lo farei su Nico Gonzalez della Fiorentina. Perché vabbè, già quello è buono, vabbè. Già, come dire, già conosce il calcio italiano. Ma Insigne ci va a Firenze, Insigne? Ma secondo me se va via dal Canada va in Arabia Saudita anche lui. Ah, non va a Firenze. Più soldi del Canada. Pensa infatti anche sotto questo punto di vista lui ha firmato un mandato di rappresentanza a un'agenzia qualora sì, si creasse l'opportunità di andare a giocare, diciamo, in ha litigato con Pisacane, che tu sappia. Ma che io sappia no, cioè questo è un mandato, diciamo, aggiuntivo rispetto a quello ancora esistente con ce l'ha ancora con Pisacane. Sì, non mi risulta che, diciamo, abbiano interrotto la collaborazione. Quindi, altra notizia che avete riportato, Danzò c'è l'accordo. È lui. Questa è vera. Anche in questo caso c'è un'altra fonte, anche in questo caso è un'altra fonte autorevole francese, RMC Sport, come se fosse una sorta di calciomercato.com o Sport Italia in Francia. Quindi sono anche loro molto informati in tematiche di calciomercato. E che danno un accordo. Non lo vuole vendere. Il Lenz non lo vuole vendere, ti spiego perché hanno venduto Fofana negli Emirati Arabi, hanno venduto Openda all'Ipsia per 42 milioni di euro e anche un terzo giocatore che in questo momento mi sfugge per 23 milioni di euro. E dopo tanti anni il Lenz tornerà a fare le coppe in Europa e quindi ovviamente perdere quattro pilastri che sono stati, diciamo, i protagonisti della scorsa stagione, come se a Napoli togliessero nello stesso anno Kim, Kvara e Osimhen. Ovviamente il Lenz non ha lo stesso appeal del Napoli, quindi anche nel caso ma di si Danzo fa o non si fa? Ma secondo me più sì che no, perché il giocatore vuole venire e già accettato l'offerta. Max Kilman? Kilman non ha bisogno di soldi. Vogliono più soldi di Danzo. E pare che Lopetegui, l'allenatore dei, diciamo, dei Wolves, l'abbia indicato come futuro capitano. Io in questo momento per me ci sono più possibilità per Danzo che per Kilman, nonostante adesso Danzo la DTC in assoluto è la primissima scelta da sempre. Sì. A me piace molto i 24 perché sono 24 accostati a Napoli, ho contato. Oh, forse sono 30. Io l'altro giorno mi divertivo guardando il tuo listone con tutte le bandierine, ma credo che lo devi aggiornare, Umberto, manca qualcuno. Siamo arrivati a 24. 24. 22, ma sono 24. Ah, ok. A 30 un euro mangio, come si dice? Forse ce n'è un 25esimo, oggi ne ho scoperto un altro. Forse c'è il 25esimo, però di questi il numero uno è Danzo. Esatto. E ti dico anche una storia particolare, noi l'abbiamo raccontata su Calcio Napoli 24. Questo ragazzo è un ex rugbista, fino a 13 anni ha giocato a rugby. Infatti quando poi entra come un rugbista, fa no, ma ha una forza fisica, Umberto, sembra quando fa spalla con l'avversario lo butta lo sportello. È un'altra caratteristica perché per certi versi è quello che somiglia di più a Kim nella fase difensiva. Sì, perché è molto veloce, nonostante sia longilineo, diciamo, anche abbia una struttura muscolare piuttosto robusta, è veloce. E secondo me in coppia con Rachmani, che diciamo è più il regista difensivo del Napoli, sì. Danzo potrebbe essere più il marcatore, quello che tra virgolette lui è molto forte nell'uno contro uno in area di rigore, sì. A campo aperto potrebbe dare soluzioni laddove il Napoli continui, diciamo, a impostare il gioco e a dettare i tempi di gioco, quindi è un giocatore che a me piace molto, ti dico la verità, tra tutti i nomi che sono usciti è quello migliore, non c'è dubbio. Per me sì. Castrovilli, Demme Castrovilli. Guarda, Demme Castrovilli io filmerei tra due minuti, anche perché Demme,
Demme per me, come dire, in tranne qualche mese è pesce fuor d'acqua. Sì, non ha mai dimostrato, al di là dell'attaccamento, il fatto che i familiari fossero tifosi del Napoli, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo badare al campo. A livello calcistico, al di là, diciamo, della gestione Gattuso, questo ragazzo successivamente non ha mai trovato più spazio. E per certi versi il suo infortunio lo dobbiamo anche ringraziare, perché se non si fosse fatto male l'anno scorso, diciamo agli inizi, o meglio quasi 2 anni fa, agli inizi dell'avventura di Spalletti a Napoli, sì, probabilmente sì, non sarebbe stato poi esploso Lobotka. Veniamo a noi, ultima domanda. Il nostro amico Giuffredi ha ufficializzato Faraoni a Napoli perché ha detto che non verrà mai, quindi è sicuro. Allora, questa è l'estate di Giuffredi, perché io ho visto tutti i nomi della sta Petrosino ogni minestra. Ti dico, ho visto i nomi della sua agenzia, rischia tra virgolette di muovere oltre 15 giocatori. Ah, cioè, già dico, piazzato Mario, Parisi alla Fiorentina. Ha piazzato Parisi alla Fiorentina. Ha fatto Parisi e Biraghi alla Fiorentina. Cioè, contestualmente ha fatto il nuovo esterno sinistro e probabilmente la Fiorentina sposterà Biraghi al centro come centro-sinistra. Quindi avrà 2 difensori titolari nella Fiorentina. Dopodiché a Napoli c'ha Di Lorenzo e fa pure Faraoni. C'ha Mario Rui, Gaetano, Floruscio, c'ha Gaetano. Floruscio. Giocatori ce l'ha, sì. C'ha anche Marchisano della Primavera che andrà in prestito, è molto forte, viene dalla Micri, ragazzo di Volla che tra l'altro sì alla Micri doveva giocare il mio figlio questo, della Micri, sì, e là va a giocare, ti dico, poi anche il rinnovo di Zaccagni va alla Prosesto, Marchisano va alla Prosesto, il rinnovo di Zaccagni anche Però voglio dire, in perfetto stile Giuffredi ha detto che Faraoni non si muove da Verona, quindi è già del Napoli. Quindi nelle prossime 72 ore vedremo l'ufficialità di Zanoli al Genoa e di Faraoni al Napoli. Esattamente. Anche perché Zanoli è troppo forte per stare in banchina tutto questo tempo. No, allora, Umberto, ne discutevamo anche in redazione. Fisicamente, ti dico, atleticamente... È il giocatore più forte della squadra. No, ma ti dico, ha uno strappo in accelerazione nei primi 30 metri che riesce a dare 10 metri di distacco all'avversario. No, lo so perché l'ho visto. Atleticamente veramente è devastante questo ragazzo. Lo so. Però ha bisogno ancora di fare un po' di esperienza. Esattamente, perciò ti ho detto, Faraoni arriva, quindi si è fatto un'altra volta 3 terzini su 4 se ne è fatti Mario Giuffredi e siamo a posto. Esatto. Siamo a Sepe, a Salerno, dopo tutto il casino con la Sanitana. Ma secondo me va via. Secondo me va via perché oramai i rapporti, diciamo, lui non vorrebbe andare via perché ha un buon contratto, perché Salerno è vicino a casa, perché sostanzialmente essendo di Torre del Greco la sera torna a casa, sono pochi chilometri. Lo so. Centrocampista è Napoli, fa il last minute come ogni anno Anghissà, Dombele fa il last minute? Secondo me Umberto sì, sai perché? Perché anche in questo momento il fatto... Cioè, secondo me adesso fa questo, blinda tutti, Osimhen compreso, fa Danso, si occupa della fascia destra e per il centrocampista aspetta l'ultimo momento per fare... Magari per prendere un prestito in stile Dombele, un'operazione a basso costo. Esatto. Ti dico, sarebbe un mercato oculatissimo a quel punto. No, ma ti dico, per me il fatto che gli altri club sappiano che Napoli ha disponibilità economica anche per il nuovo difensore, perché se non avessimo venduto Kim non avrebbero mai chiesto, secondo me, oltre milioni per Danso al Napoli, sinceramente. Siamo ai saluti, Salvio. Calciavo 24, si sa, è il sito più importante. In Italia siete stati monitorati come tra i siti d'eccellenza. Noi siamo il primo portale verticale su una squadra di calcio in Italia, anche davanti al Milan, alla Juve e all'Inter. Che vuol dire portale verticale? Spiega ai boomer come me. Verticale significa dedicato a una sola squadra di calcio e che tratta un solo argomento.
e siamo i primi. Monotematico, un primo, il primo portale monotematico d'Italia. Anche davanti a portali che paradossalmente hanno meno concorrenza rispetto a noi, che diciamo di portali su Napoli ce ne sono, sono tanti. Invece i portali sulla e anche sulla di importanti e di buoni, perché a Napoli c'è una grande qualità di portali. Sì, insomma, ti dico, portali sulla Juve, portali sul Milan, portali dell'Inter ce ne sono. Ma voglio dimandare Calcio 24, hai una pecca clamorosa, che tra i tuoi giornalisti c'è tale Claudio Russo che perde a Padova con Marco Giordano, e questa è una cosa inaccettabile. Cercheremo di rimediare anche sotto questo punto di vista. Lo dobbiamo far allenare, perché che poi Marco Giordano si vanta di battere Claudio Russo, è una cosa inaccettabile. Lo so, ma poi detto da Marco Giordano, che conosciamo bene. Salve, buone cose, sei stato grazie mille, grazie mille. Oggi è stato sulla pagina di Calcio Napoli 24 perché è piena zeppa di notizie, una cosa incredibile. Bravi, complimenti. Grazie, grazie mille. Buona giornata, a presto Umberto, un abbraccio. Salve. Oh, vedi che ci siamo dedicati al mondo dei portali, che siamo moderni, altro che boomer. Certo, io voglio parlare con i miei amici dell'Anema. Oh, vai in pubblicità. Va bene, subito. Vedi, ormai non perdiamo nemmeno più tempo. Valeria pure è sorpresa qui. Allora andiamo subito in pubblicità per il nostro ultimo ospite di giornata. Vi aspettiamo qui su Radio Napoli Centrale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. A Calvizzano c'è un posto fantastico. Il Tempio della Squadra Partenopea. È la villa comunale Cerullo, dedicata alla storia del calcio Napoli. È un luogo incantato dove lo sport si unisce al bello. 12 panchine letterarie raffigurano gli uomini che hanno fatto la storia del club azzurro. C'è Vinicio, Giuliano, Jackson, Savoldi, Bruscolotti, Kroll, Careca, Hamsik, Cavani, Mertens e De Laurentiis. E ovviamente Maradona, a cui è stata dedicata anche una statua a grandezza naturale. C'è uno spazio riservato anche ai beniamini dei giorni nostri che stanno scrivendo pagine bellissime, con 7 murales dedicati a Spalletti, Kim, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Kvaratskhelia e Osimhen. Il sindaco Giacomo Pirozzi e l'amministrazione comunale di Calvizzano invitano tifosi, sportivi e appassionati a visitare la struttura incantata. Hai mai sognato di lavorare in un ufficio che ti ispira? Un ambiente che trasmette professionalità e stile? Alerod è qui per realizzare il tuo sogno. Siamo l'azienda leader nell'allestimento di uffici, sale convegni e di spazi interni di alberghi e ristoranti. La nostra esperienza ed il nostro personale altamente qualificato ci rendono i migliori nel settore. I nostri progetti innovativi e accattivanti trasformano gli spazi di lavoro in oasi di creatività, stimolando la produttività ed il successo. Contattaci ora, siamo pronti a guidarti verso il futuro. Alerod, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Ultimi minuti insieme di questa puntata di Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Abbiamo già collegato il nostro ultimo ospite, quindi gli diamo subito il buongiorno, che è Roberto Stanzione, addetto stampa della UANM. Ecco. Buon pomeriggio al direttore e a tutta la redazione di Napoli Centrale. Ho visto che a Di Maro impazzavi e hai fatto di tutto di più. Eh sì, direttore, lei sa che noi ogni anno Di Maro è un po' come la nostra casa, no? Siamo sempre lì presenti a sostenere la squadra, la società, e siamo sempre in prima linea. Ma Pietrangelo Chierchia o Spaghetti l'ha cucinato? A Pietrangelo ha degustato, diciamo, le pietanze del Trentino e soprattutto i vini, che lei sa che Pietrangelo è un buon gustaio. Esatto. Ma ora andate a Castel di Sangro?
Sì, sicuramente saremo presenti anche nel ritiro in Abruzzo, ci saranno tanti Napoli Club One della Campania, del Sud Italia, dell'Abruzzo stesso, quindi sì, saremo presenti anche lì sempre a sostenere i nostri eroi azzurri. Io ci dovrei essere per un weekend, sì. Per un weekend. Senti, lì arriveranno anche i nuovi acquisti, si comincia a stringere. Direttore, speriamo di sì. Noi abbiamo avuto una bellissima lezione, noi tifosi, l'anno scorso, quando sono partiti giocatori importantissimi della storia contemporanea azzurra e sono stati rimpiazzati da prospetti forti, affamati, che hanno portato poi lo scudetto al Napoli. Speriamo che il Napoli ripeta questo, prenda un sostituto di Kim all'altezza, un esterno destro se parte Lozano, è un centrocampista che possa sostituire Dembélé che è partito. E dopodiché siamo a posto se rimane Victor, no? Se rimane Victor, penso che il Napoli con Victor e Kvaratskhelia riparte di nuovo in pole position per la conquista del mondo. Stallo Botto che Gelischi si è abbassato lo stipendio per rimanere. Assolutamente sì, grande, è una notizia che ha fatto grande dimostrazione di amore, che ha fatto molto piacere a noi tifosi. Piotr è nel nostro cuore da 8 stagioni che veste la maglia azzurra, quindi veramente siamo molto felici. Concretamente il suo attaccamento alla maglia e alla squadra. E non c'è sì. Ma anche voi state facendo campagna acquisti, perché vedo che la One ma cresce. Direttore, noi siamo arrivati a contenere ormai più di 90 club in Italia e nel mondo. Eravamo 70, ma siamo 90. Esatto, lo sa, lei sa benissimo perché è un amico di One, ma sa qual è il nostro obiettivo. La One è nata prima di tutto per dare supporto a tutti i Napoli club nel mondo, per strutturarsi, per darsi uno statuto unione. Azzurra nel mondo. È un supporto per regolamentarsi. Esatto. E poi lei sa benissimo che noi vogliamo arrivare comunque ad un contatto con la società per raggiungere il nostro vicepresidente ha parlato con De Laurentiis, no? Lo abbiamo avuto sia in una conferenza stampa con il nostro vicepresidente, sia un piccolo contatto a Di Maro con la nota lieta del ritiro di Di Maro, che Valentina De Laurentiis, una presenza sempre presente lì allo store, molto disponibile, una rivelazione. Molto disponibile. E ci tenevo a precisare, direttore, se lei mi consente, che noi non chiediamo assolutamente biglietti alla società, ma chiediamo degli step un po' più importanti a tutela non solo della One, ma di tutti i Napoli club nel mondo. Questo è quello che volevo chiarire. E che vuol dire step più, che intendi dire? Ad arrivare a censire, a ufficializzare gli official club. Lei sa benissimo che tutti i top club in Italia e nel mondo, come la Juve, come l'Inter, come il Milan, ma anche in Europa, hanno degli official club. L'unico club, purtroppo, attualmente top club che manca di questa situazione, di questa sinergia, è proprio cosa la società vuol dire sportiva essere calcio. Official club, che significa? Che vantaggio? Essere riconosciuti, direttore, essere riconosciuti dalla società, ovviamente creare una partnership con la società. E che significa? Che potete fare delle trasferte, viaggi, avendo la possibilità che i gruppi si possano organizzare, questo significa? Sì, migliorare la reperibilità dei biglietti, migliorare l'altro, la campagna abbonamenti fa sì che quest'anno potete acquistare con la formula full degli abbonamenti, perché potete distribuirli non solo più obbligatoriamente. Assolutamente, già è stata un'apertura veramente notevole quella degli abbonamenti, che noi veramente abbiamo accolto con grande entusiasmo, sia l'opzione full che l'opzione Italia, e la società veramente adesso sta raggiungendo una nuova era, no? Come si è detto De Laurentiis, che vuole raggiungere una nuova era, e la nuova era per i Napoli club è arrivare a degli official club. Fra poco festeggiamo i 100 club, ci manca poco, Ci manca poco, speriamo che possiamo sempre crescere sempre di più a tutela ovviamente di tutti i Napoli club. Il famigerato club dei 100, che noi non vogliamo ripetere, ma i 100 club sì, però.
Eh sì, poi noi siamo, lei lo sa, noi siamo una famiglia che è nata... Dietro di te c'è un giocatorino, niente male, è un promettente direi. Eh sì, c'è una serie di giocatori. Si chiama Diego, quel ragazzino lì, è promettente. Eh sì, io ce l'ho anche tatuato sul mio corpo, ovviamente come tantissimi napoletani, perché Diego è il nostro Dios. Vedo che c'è la maglietta. E allo scudetto non hai dedicato ufficiale. Nessun tatuaggio? Allo scudetto? Non ancora, ma sono in procinto di farlo e di effettuarlo sicuramente. Ho capito. È la maglietta ufficiale, questa non è pezzottata, possiamo dirlo. Se ti vede De Laurentiis poi ti bacchetta. Proprio per dare una dimostrazione alla società che noi Napoli Club siamo comunque anche... È bella questa maglia, bella. Eh sì, ma anche la nuova maglia dello scudetto è bellissima, sia la prima che la seconda, assolutamente la seconda poi, sì. Col Vesuvio è spettacolare. Col Vesuvio, con la città ricamata in sottofondo, è stata hanno veramente qualcosa di... Hanno voglia di farci i gol, ce l'abbiamo qua. Eh sì, adesso andiamo a giocare in trasferta al nord Italia, in Europa, con Vesuvio sulla maglia, quindi è un qualcosa di incredibile, di particolare per noi napoletani. Programmi quindi per la nuova stagione, oltre che aumentare la base dei club, quindi arrivare a un'anima centenaria, e anche quello quindi di stringere questo rapporto col Club Napoli e arrivare al censimento dei club, giusto? Esattamente. Per arrivare sempre a un dialogo cospicuo. Terzo obiettivo è arrivare alla festa dell'anima facendo mangiare poco a Pietrangelo, questo pare più difficile. Quello è l'obiettivo più difficile da raggiungere, l'obiettivo più difficile da farlo bere, da farlo mangiare. Presente sì. Con le mozzarelle dei fratelli Pezzullo, fa cose di che sono buonissime, che poi sono state protagoniste le mozzarelle dei fratelli Pezzullo, sia alla festa a Udine, nel club Napoli Udine Partenopea, sì, dello scudetto, e anche nella nostra festa Guano del 3 giugno, quindi buonissime, sicuramente buonissime. Mozzarella e vino del Rangelo numero uno. Eh sì, dobbiamo stare attenti con Pietrangelo, dobbiamo stare particolarmente attenti. Il presidente e il vicepresidente comunque stanno lavorando a questo censimento, quindi diciamo che ci attendiamo a breve questi risultati. De Laurentiis ha cambiato anche passo rispetto ai tifosi, finalmente li ha accolti, ha creato un rapporto bello, no? Eh sì, direttore, se vogliamo comunque raggiungere un'immagine internazionale del Napoli, proprio l'aiuto dei Napoli Club nel mondo viene proprio in soccorso anche di questo, no? Può essere un'opzione in più per la società e per noi Napoli Club. Sì. Guarda, voglio dirvi che c'ha scritto Pietrangelo, ecco qui, sono arrivate stamattina le mozzarelle. Ah, vedi. Straordinario. Pietrangelo è un cliente top. Top assolutamente. Eh sì. Va bene Roberto, ci aggiorniamo, anche perché noi interrompiamo pochi giorni ad agosto, ma non ci fermeremo mai, e dal 21 di agosto riparte la stagione e rifaremo il giro di tutti i club. Devo dire che c'è quello lì in Brasile che lo invidio un poco, devo essere sincero. Eh sì, loro sono fortunati ad essere in un paese bellissimo, però l'Italia si difende bene, direttore, e Napoli in particolare. Napoli Club Brescia sì. È forte e tosto, sì. Il Napoli Club Brescia riparte con sempre più entusiasmo nella prossima stagione. La scorsa stagione avevamo avuto 120 iscrizioni, quest'anno speriamo di replicarle e di aumentarle soprattutto. E poi questo 3 deve diventare 4. Deve diventare 4 e magari anche un trionfo europeo sarebbe la ciliegina sulla torta. Vabbè. Vedremo, staremo a vedere, ci farà sicuramente grazie, divertire Roberto, questo Napoli. Grazie Roberto. A voi, un saluto a tutta la redazione. Grazie. Allora, siamo in chiusura, abbiamo parlato anche con i club. Ma fatteni voglia mozzarella. È stato lui perché mi fa venire voglia mozzarella, veramente. Pietrangelo, ti invidio. Sei mozzarellata pure tu, sei mozzarellata pure tu. Sì. Assolutamente. Invece sì. La povera Valeria le deve nascondere le mozzarelle, che il fratello gliele frega, non gliele fa mangiare. Ah no, ma mi conferma questa storia, quella è una sciagura, mi dispiace. Siamo i saluti. Sì,
Siamo ai saluti, quindi vi diamo come sempre appuntamento a domani dalle 13 alle 15 qui su Radio Napoli Centrale per un calcio alla radio con Umberto Chiariello, con Silvia De Martino. Un saluto. A domani. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello è stato presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta.